scorrere, intrecciarsi di motivi tutti che abbiamo presenti, insomma, il brainstorming in senso positivo, no? Del genere. Ho pensato in particolare però il tuo quando hai detto che ci vuole una nuova generazione, però poi hai aggiunto non è questione di età. Questo l'ho pensato. Detto questo, le grandi categorie, cioè io ho penso anche voi variamente delle corrispondenze internazionali, seguo eccetera, dalla che so, il sito di Shostakovich che vi consiglio se non seguite Global Research, Welfare, la parte della francese mondializzazione, ho avuto incontri con persone che non conoscerò mai fisicamente, ma che ho trovato un pensiero comune sia in Europa che fuori, che ne so, il compagno brasiliano che sa bene l'italiano, che dice ma sarebbe interessante, potrei riportare nel mio sito, portal Vermelho si chiama, gli articoli che fai, io ti può immaginare che non si traduce in tempo reale in portoghese, capito? Cioè, oppure vengono fuori, che ne so, anche lì in termini di traduzione, quindi come intendendo non semplicemente una questione tecnica, volontà di far circolare le idee che si ritiene valide, e oggi bisogna spaziare nel mondo ancora di più di prima, e quindi vengono fuori a volte appunto la traduttrice, non so, in arabo di Algerio, o il turco sconosciuto che si è messo a tradurre varie cose che abbiamo girato. C'è piccoli segnali, ma che ti dicono che nel mondo ci sono molti focolai. Noi dobbiamo avere una visione larga, che guardi non solo all'interno, alla volta in classe interna al nostro paese, in Europa, ma a livello mondiale, cioè cos'è stata la decolonizzazione dopo, eccetera. E quindi vediamo cosa un blocco di potere, cioè intendiamo uno schema molto schematico, cioè una borghesia che vuole mantenere il suo potere globale e che nei rapporti interni a questi potentati immagina di costruire una sua piramide. L'idea del secolo americano era quella, il XXI secolo americano, quindi con i potentati statunitensi in testa e gli altri a vari gradi di spartizione ma subordinati. Certo. E quindi anche l'Europa, che negli Stati Uniti è un'Europa sì che vogliono, forte, allineata sulle grandi battaglie che devono condurre di classe, ma poi deve essere subordinata. Non vogliono un'Europa unita che domani si ogni profilo. Quindi è una battaglia di classe enorme in cui secondo me c'è un metro per misurare. Io uso il metro se gli atti, le voci che si levano sono sì progressiste ma sempre dentro il sistema e cercano miglioramenti del sistema o sono contro il sistema. E quindi questa è la discriminante. Cioè il sistema, intendo il sistema che storicamente, quindi sotto tutti i profili, sociale, economico, ambientale, è insostenibile. Cioè, lo dico, mi occupo di geografia, scrivo testi di geografia, quindi mi misuro con i dati via via dei vari fenomeni sociali, economici. E la conclusione è quella che ho detto. Cioè, non c'è orizzonte se non si cambia, io intendo globalmente, se non si cambia non c'è orizzonte, una popolazione che sta andando ora a metà secolo a superare ampiamente i 9 miliardi, ma poi di fatto siamo di più perché gran parte delle nascite negli strati sociali poveri dell'Africa
subsahariana, dell'Asia, eccetera, non vengono registrati alla mano, non sappiamo neppure quanti siamo. E quindi una popolazione mondiale, risorse su cui ci si basa, che sono risorse esauribili, vedi petrolio, eccetera, e i problemi ambientali e tutto il resto, è insostenibile. Diventa una questione, direi, non di spinta, di semplicemente di lotta, di volontà, di cambiamento, diventa una questione, come dire, scientifica. Cioè il mondo così non regge, non regge. Purtroppo, mentre prima, ti ricordi, dal mondo scientifico venivano fuori avvertimenti, voci, i limiti dello sviluppo, no? Ricordiamoci, eccetera. Oggi c'è un appiattimento, quindi non mi stupisco delle esperienze di tua figlia qui all'Università di Pisa. Cioè, non mi stupisco. C'è un appiattimento. Quindi avere una visione genera, questo è essenziale. Giustamente è stato detto, forza che si pone in quest'ottica deve avere una sua visione che a questo punto non può che essere globale. Poi però si va al quotidiano, come trasmettere i linguaggi, per esempio, i linguaggi, e c'è anche lì una questione su cui riflettere. No, non si può pensare, per esempio, una serata così, farne un veicolo così com'è di trasmissione di tutta la ricchezza che venga a fare. È impossibile. No. Mancano, c'è una questione di linguaggio che diventano quasi incomprensibili fuori, e ci sono diverse altre questioni, e peggio ancora quando poi c'è già categorie nella mente che invece dice oh, ma com'è qui la verità? Quindi bisogna camminare poi sul terreno concreto. Allora, riandando all'articolo 11, cioè a parte del tutto, per fare un esempio, noi possiamo avere un strumento che è quello, per esempio, della spesa militare. Io penso che pochissimi sanno che, se andate a vedere le cifre ufficiali della NATO, è un discorso poi abbastanza semplice, si prende la cifra ufficiale della NATO attribuita, non so, all'Italia, si divide per 365 giorni, si fa una media giornaliera, e la media giornaliera viene che l'Italia spende per il militare 55 milioni di euro al giorno. In realtà, poi, se andate a vedere Cipri e altri, vi danno giustamente cifre maggiori, perché poi è facilmente dimostrabile che molte spese militari sono nel bilancio italiano ascritte ad altri ministeri, non a quello della difesa. Cioè gli F-35, le navi da guerra e compagnia bella, brutta, si pagano noi, ma nei bilanci di altri ministeri, quindi la spesa militare effettiva è molto più alta. Allora, far leva su una semplice questione che, guardate bene, nei vari talk show, nei vari incontri sindacali, eccetera, non viene mai fuori. Quando si dice ma mancano i soldi, mancano i soldi, mai. Dice, ma lo sai oggi quanto si spende in queste notte 24 ore? Ce lo dice la NATO, ed è una cifra, anzi, parziale. 55 milioni di euro al giorno. Quindi non vi raccontate che non ci sono soldi. Si tratterebbe di eliminare l'esercito, si tratterebbe tutto l'apparato, no, semplicemente eliminare tutte quelle spese che servono a costruire quel tipo di proiezione, power projection, dicono al Pentagono, proiezione di potenza, di forza militare in cui è dentro l'Italia. Basta. L'altro tema, le armi nucleari. Io penso c'era una cultura prima di massa, negli anni 80, io partecipai ad un periodo che mi attribuirono l'incarico di direttore esecutivo dell'International Physician for the Prevention of Nuclear War, che prese il Nobel per la pace nell'86, proprio per aver dimostrato a livello scientifico che da una guerra nucleare non sarebbe uscita nessun vincitore, semplicemente sarebbe uscita la fine del mondo, va bene?
e collaborarono scienziati, medici soprattutto, a partire dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, e poi ne vennero altri. C'era anche in Italia un buon nucleo che poi si è disfatto per ragioni di età e poi anche per le ragioni che abbiamo più ben chiarito, la disgregazione proprio delle menti, prima che organizzativa, cioè si sono occupati gli altri con un'altra vita molto più di occuparsi del tema delle armi nucleari, oppure alcuni hanno bevuto la favola che ormai è finita la guerra fredda, non c'era finita la guerra nucleare. Se guardiamo la questione delle armi nucleari, vediamo che la corsa di armamenti ha assunto ormai da tempo una via ancora più subdola e pericolosa di quella che aveva durante la guerra fredda, e noi abbiamo in Italia, dicevo prima, praticamente entro l'anno fiscale il 2019, quindi che inizia il 1 ottobre del 2018, arrivano le nuove bombe nucleari. Ecco, noi abbiamo lanciato un appello, noi intendo come il Comitato della Guerra sono nato, abbiamo promosso, con Pomino abbiamo fatto nel giugno scorso a Prato, a cui hanno partecipato anche alcune espressioni del mondo cattolico, sono dei comboniani, sono di Pax Christi, tipo Zantelli è un comboniano per capire, e ne abbiamo lanciato un semplicissimo appello, e cioè che l'Italia ha firmato un trattato di non proliferazione di armi nucleari, e quindi la presenza di armi nucleari è incompatibile con questo trattato. Peggio ancora, è dimostrato, l'Italia sta addestrando propri piloti all'uso delle armi nucleari per domani un eventuale attacco veramente deciso e guidato dagli Stati Uniti d'America contro la Russia. Cioè, in poche parole, siamo in prima linea di nuovo in un confronto nucleare che non viene avvertito nella società, assolutamente. Questo è un altro campo in cui noi stiamo cercando di dare gambe alla lotta per l'articolo 11. Quindi allora visione generale, ma poi riuscire a costruire dei percorsi in tutti i campi, ovviamente, io sto parlando solo di questo, in tutti i campi che possano mettere in moto delle forze, delle sensibilità, comunque allargare un po' le menti, perché dobbiamo conquistare terreno decisivo. Cioè, no, possiamo avere tutte le visioni più chiare di questo mondo. Per esempio stasera mi sembra che sia venuto moltissimo fuori cose bellissime come chiarezza e anche come spunti, ma poi il problema è come si porta fuori, come si combatte una battaglia con una tale disparità di forze quando non abbiamo voci per entrare nelle case la sera tramite gli schermi televisivi, capito? Non abbiamo quegli strumenti. Sui giornali gli spazi sono limitatissimi. Io mantengo uno spazio sul Manifesto che, ahimè, sta diventando una sorta di enclave, cioè con articoli che dicono altre cose, poi arrivo io il martedì e cerco di spaccare la cosa in altro senso, ma e finché regge va bene, non è questo, cioè, cerchiamo di utilizzare, ecco, anche qui ogni possibilità, perché non basta parlare tra di noi, assolutamente, no? E perché purtroppo, ripeto, questi meccanismi vanno avanti. Oggi è passato ufficialmente negli Stati Uniti, pensate, nelle pieghe dell'ultimo budget militare che ha firmato Obama, è passata tra le pieghe una vera e propria legge che permette in pratica di ammutolire e abbuiare qualunque voce porti idee false, venne detto, quindi false informazioni, su decisione unilaterale di un comitato,
che decide queste sono false informazioni, quindi chiudo il tuo sito internet, chiudo il tuo giornale, eccetera. Al Parlamento, all'Unione Europea c'è già il, a partire dal Presidente, chi ha detto benissimo, anche in Europa dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi quando parliamo anche qui di fascistizzazione, stiamo attenti che non abbiamo solo problemi di trame, eccetera, abbiamo che i Soros e compagnia bella, dato che la battaglia poi per il secolo americano la stanno perdendo pesantemente dagli inizi del nuovo secolo, quindi il, useranno tutti gli strumenti. Allora se domani una riunione di questo tipo può essere una riunione sovversiva vietata, cioè noi non possiamo riunirci a parlare di queste cose sovversive, tantomeno portarle fuori. Quindi attenzione a questa, e allora ecco il compito grossissimo che abbiamo davanti, ma soprattutto, ripeto, il problema è trovare i modi per proiettare non l'insieme ma singole parti che però funzionano in un unico quadro d'insieme. Questo comunque, è la battaglia per la Costituzione è un'ansia importante, ma in questo quadro. Quindi, un minuto e chiudo. Allora, proprio nell'ottica che diceva Mario, no, per rendere dotti i compagni, noi abbiamo...